La squadra mobile dell'Aquila, sezione reati contro la persona, ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una donna maltrattata dal marito 41enne residente all'Aquila. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, Guendalina Buccella, su richiesta del sostituto procuratore Guido Cocco. Nel corso delle indagini è emerso che il marito della vittima maltrattava la donna per futili motivi, con violenza e minacce, anche in presenza dei figli, entrambi minori, di 10 e 3 anni. Maltrattamenti iniziati nel 2015, quando si è palesata nei confronti della donna una gelosia morbosa ed ossessiva, sfociata con insulti verbali, ma anche con minacce e percosse. L'uomo, gestore di un bar in cui ha lavorato anche la moglie, ha imposto alla donna di non indossare abiti che a suo giudizio potessero attirare l'attenzione degli altri uomini, anche degli avventori, di non truccarsi, accompagnando però questo divieto con offese gravi alla reputazione della donna. La donna era in uno stato di prostrazione psicologica e un senso di umiliazione continua. Nel corso delle indagini, gli investigatori dell'Aquila hanno anche raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine a violenze fisiche. In particolare, in un'occasione, il marito dapprima ha schiaffeggiato la moglie, poi le ha impedito anche di rientrare a casa, percuotendola fino al punto di farle sbattere la schiena contro una scala di legno. L'epilogo dei maltrattamenti che ha indotto la donna a rivolgersi alla squadra mobile dell'Aquila è avvenuto il 1 febbraio scorso. Dopo l'ennesima lite, sempre per futili motivi, la donna è stata oggetto di una grave violenza da parte del marito. Nel corso della lite, lui l'ha spintonata a terra e l'ha trascinata per i capelli all'interno dell'abitazione, in presenza dei figli minori.